sette peccati capitali, i sette re di Roma, i sette nani e il sette bello. Benvenuti alla settima puntata di Gin Rock. Sigla! Ciao a tutti e benvenuti ad una nuovissima puntata del vostro Gin Rock. Oggi con me qui in studio abbiamo Davide. Ciao. Ciao. E Riccardo. Ciao. Ciao. Loro sono i The Jackals, o perlomeno una parte. I due terzi. Esatto. I due terzi. Ne manca uno, lo scoprirete solo ascoltandoci. Più avanti. Allora, voi siete una band di? Una band di? Di? Noi diciamo di Milano, in realtà siamo un po' fuori, diciamo verso il Legnanese. Ok. Però vabbè. Insomma, sempre della zona. Vabbè, Milano diciamo, dai. Diciamo Milano. Perfetto. Sì, sì. Menti. Spudoratamente. Allora, band fondata nel 2003? Sì, nel lontano 2003. Benissimo, quindi sono ormai 11 anni, un sacco di tempo, sì. Con Davide e Riccardo. Sì. Rispettivamente voce e chitarra. Esatto. E ai tempi chitarra. Eh? Ai tempi, poi le cose sono cambiate, la gente cambia. Tutto si evolve, tutto cambia. Cosa hai fatto? Sono cresciuto, invecchiato e adesso sono bassista. Molto bene, ok, perfetto. Avremo anche gli altri due, ma questo... Gli altri due? Sì. Ok. Gli altri due, perché sì. Uno rimane uno e l'altro è l'altro. L'altro. Ok, delirio pieno comunque. Non so una pizza. È delirio pieno. Dunque, il vostro primo disco è? Sì, il nostro disco... 2007. Disco primo, stavo dicendo, che va bene, uguale. 2007... Si intitola Grown From Inside. Allora suonavamo un altro genere, a parte che avevamo appunto un quartetto, e suonavamo un rock molto anni 70 con testi in inglese, e poi pian pianino insomma ci siamo modernizzati, ci siamo avvicinati a sonorità più attuali. Molto bene, sì. Con 2009 Un Mondo Senza Eroi. Un Mondo Senza Eroi per un EP di 5 brani. Okay. Lì abbiamo cominciato a sperimentare la lingua italiana, questa sconosciuta. Questa cosa a sé. Abbiamo molto fatto bene. Sono 3 pezzi in italiano, 2 in inglese. E poi per arrivare... Devo dirlo io? Dove devo arrivare? 2013. Dai, aiutami, su, sì, la no. Storia è tanta, sono 11 anni. L'ultimo disco che è uscito appunto a ottobre del 2013. Ah, ce l'ho. Ce l'hai? Passo ce crudo. L'hai già. Ce l'ho. Mi piace, ce l'ho e ce l'ho e ho anche il videoclip, mandiamolo subito. Scirocco. Non riesco più a contenere la mia rabbia. Devo sfogarmi o temo che esploderò. Ormai da tempo sto aspettando la risposta al vento caldo del Nord Africa. La brezza arriva, ma non è ancora abbastanza per innalzar le onde. A mille miglia soffia un vento di speranza, lo sento arrivare. Storie di sangue e di coraggio a chi sa ascoltare e dalla voce i nostri fertili pensieri li diffonderà nell'aria e cresceranno come un'onda d'uragano, non li potrai fermare. Risorgeremo come il mare in tempesta e affonderemo
Rieccoci tornati, ma scusate un secondo, hai perso i capelli! Tutti quanti! Un peccato, o non è Riccardo, semplicemente! Può essere! Benvenuto Alex! Grazie! Benvenuto qui con noi, Alex, che ricordiamo il nuovo batterista. Mi sembra chiaro. Dunque, stavamo dicendo, 10 ottobre 2013 esce Pasto Crudo. Sì. Perfetto. Abbiamo già mandato Scirocco. Esatto. Senti, ma secondo te come può fare uno adesso a farsi spazio nella musica rock attuale? Perché purtroppo tutti bella la definiscono domanda. Sai perché? Perché purtroppo io faccio un programma di musica rock, sì, e quindi lo so, e tutti mi dicono: ah, ma genere morto, insomma, che palle, cioè, ma non c'è più, anni 80, sei retro, cioè. Morto, invece no, no, assolutamente morto, no, assolutamente no. Diciamo che c'è molto meno spazio, ok, rispetto 10-15 anni fa. Cioè, quando io ero un ragazzino si andava a sentire i gruppi che facevano rock, è chiaro. Adesso c'è un po' meno spazio, si cerca di, come si dice, di trovare comunque il modo di andare a suonare, di diffondere la musica. Diffondere il verbo del rock. È abbastanza complicato. Sempre. Però si va avanti, dai. E come si fa ad andare avanti? Si fa uscire un disco? Si fanno uscire i dischi, si fanno i video. Le serate, si va in giro per i locali, no? Si fa più tempo a cercare le date che a suonarle. Chiaramente, chiaramente. Rompi i coglioni alla gente. Rompi le palle con Facebook. Stai addosso. I nuovi metodi di comunicazione. C'è da dire che però hanno dato una grande mano, voi potete confermare. Sì, certo. Nel senso che comunque col social uno è già un po' più avanti, no? Sì. Passaparola è ancora la cosa migliore. Esatto. Perché purtroppo col social network c'è, cioè, questa sovrappopolazione di band che cercano, c'è di barcamenarsi, di sgomitare. Quindi rischi che il potenziale pubblico poi alla fine si scazza. Si scazza. Bello. Sì, perché ti arrivano 2000 inviti ogni giorno. Ah, devi andare a sentire questo. E poi alla fine non vai a sentire nessuno. È male, molto male. Perché noi il messaggio che vogliamo sempre mandare è quello di andare ad ascoltare i nostri ragazzi, perché fanno musica con la M maiuscola. Quindi sti cazzi, alzate il culo e andate ad ascoltare i ragazzi. Ecco, e questo ci tenevo a dirlo. Ci tengo anche ora da salutarti, Davide, perché noi faremo un altro cambio. Ancora. E ti ringrazio tanto di essere stati qui con Energy Rock. E ci rivediamo presto su un palco, magari. Sicuramente. Lancio allora a questo punto, saluto Davide, lo ringrazio, e lancio il secondo videoclip, The Ecstasy of Gold, The Jackal.
eccoci tornati qui con noi e riecco Riccardo. Ah, cazzo. Cazzo, cos'è successo? Sì, sei tu, credo. È Riccardo, sì? Sì, sì. Sì, sei Riccardo. Non mi prendete in giro che già faccio fatica con questi cambi, non sto capendo più nulla. Poi i capelli, un macello. Sono gli stessi, sono gli stessi di quelli. Appunto. Allora, dunque, dicevamo che finalmente è arrivata nel 2013 l'etichetta. Sì. Molto bene, che è quella che vi ha prodotto quindi Passo Crudo. Esatto. Molto bene. E insomma, quindi visto che l'etichetta ce l'abbiamo, 2013 è 2013, progetti futuri? Allora, adesso stiamo promuovendo il disco perché chiaramente, insomma, avendolo in mano da pochi mesi è il caso di spingerlo. Adesso abbiamo anche un nuovo batterista, quindi col cambio formazione rodiamo la situazione, acquisiamo feeling e poi si parlerà di magari di un nuovo disco, chissà. Intanto pensiamo alla stagione concertistica estiva e vediamo cosa viene fuori. E com'è in questo momento? Abbiamo date? Date, beh... Beh, una la possiamo dire? Sì, sì, di qui a poco abbiamo già in programma il 13 giugno al Peyote, okay, di Magenta. Segnate, grazie, 13 giugno. Venerdì 13. Venerdì, aia, e gli sciacalli il venerdì 13 chissà che combineranno. Suoniamo. Cosa vuoi? Suonano. Molto bene, perfetto. Ricordiamolo ancora, venerdì 13, Peyote di Magenta. Quando? Così lo rimpresti, venerdì 13. Ah, se vuoi dirlo anche tu, diciamo. Venerdì 13. Molto bene, sì, bravo, Magenta, bravo. Peyote. Molto bene, così rimane bene impresso. Ok, poi altro per quest'estate? Per quest'estate no, festa della birra. Festa della birra, sì, fantastico. Sì, beh, sì, anche quella è sempre più a birra, perché... sì, cioè, niente. Le date sono da confermare. Molto bene. Basta tenerci d'occhio. Ecco, esatto, ricordiamo i contatti che sono importantissimi per tenerli d'occhio e andare a vederli. Che sono? Bene. Allora, molto bene, il sito è semplicissimo, www.thejackals.it. Ok. Poi abbiamo anche Facebook. Sì. Siamo sempre Jackals. Perfetto. E vabbè, ci trovate anche su YouTube, se volete già farvi un'idea c'è il nostro video ufficiale che avete visto prima. Ne abbiamo passati due, ormai, quindi secondo me è buono. Secondo me è una mezza idea, ormai ce l'avete. Molto bene, molto bene. Allora, continuate a seguirli, io intanto vi ringrazio per essere stati qui con me in questa puntata. Grazie a te. Grazie a te. Mille. E cominciate a seguirli, ma soprattutto ricordatevi sempre di seguire noi su facebook.com/la televisione web. Commentate, taggate, scriveteci, fate... di tutto e di più, sempre e comunque stay rock.